Qualche mese fa ho fatto un video dove si parlava di eleganza e per citare l'esempio di una soluzione elegante ho fatto il caso dei DVR che invece di essere abbandonati su mensole, dietro i TV, sotto i letti, in tutti i posti più reconditi possono venire ricoverati in appositi rack, in appositi armadi magari un po' belli, bianchi che oltre a far felici le normative fanno felici anche l'occhio del proprietario dell'impianto e di noi installatori. Questo video aveva suscitato anche qualche ilarità, qualche persona poi ogni volta che adesso mette i rec mi manda la foto, mi tagga nei gruppi e dice guarda Federico, da quando l'hai detta ci mi è venuta sta fissa, mi hai messo sta cosa qua. Sicuramente in un certo senso ho raggiunto il mio scopo, nonostante tutti questi rec poi non li abbia venduti io, quindi in realtà è più uno scopo, come dire, filosofico quello che ho raggiunto che non commerciale, però vabbè, sono soddisfazione anche queste. Nella mia ignoranza, nella mia gioventù anagrafica e professionale, per anni quando si vendevano gli impianti di videosorveglianza, quando si vendevano le telecamere, si vendevano le telecamere via pedalare. Poi da qualche tempo un'altra persona mi ha fatto riflettere sul fatto che le telecamere vanno vendute con la loro cazzarola di scatolina. Per secoli centinaia di telecamere passate nelle mani del sottoscritto sono state vendute senza la sua scatolina di derivazione, quindi cosa abbiamo fatto? 10x10 grigia di plastica e pedalare, quindi mi metto in prima linea nelle cose brutte che si vedono in giro, mi metto in prima pagina, mea culpa. Quindi assolutamente non sono di quelli che dicono ma ho visto gente lavorare male, ma io ho sempre lavorato meglio. Qui sul mio terrazzo c'è una telecamera HD SDI da 2 megapixel con la mitica scatolina 10x10 per l'aggiunzione del cavo, quindi senza andare tanto lontano, qua sul terrazzo. Però poi si cresce, poi si matura, poi si sviluppa consapevolezza. E questa è la differenza, no? Tra chi lavora male per ignoranza e chi lavora male per scelta. Poi ci si rende conto che effettivamente c'è qualcosa di sbagliato. E un'altra soluzione estremamente elegante penso che sia l'adozione da parte nostra delle scatoline di derivazione adatte per la singola telecamera. Importatori di solito sviluppano 4-5 modelli adattabili, poi alcune chiudono perfettamente questa scatolina e si sostituiscono al coperchio, altre invece vengono avvitate su di essa o siliconate, insomma dipende dai casi, però sono oggetti che costano 8, 10, 15 euro, ecco, quindi non spostano assolutamente il costo del nostro impianto, nemmeno nei casi più piccoli, nemmeno quando le telecamere sono 3 o 4. Per cui, soprattutto quando andiamo a lavorare sul nuovo, veramente possiamo fare la differenza con pochi spiccioli. A volte l'eleganza dei nostri lavori è fatta di dettagli, è fatta di piccolezze. Poi, per carità, bellissimi cablaggi tutti intrecciati dentro le centrali d'allarme, ma quelli non li vede nessuno. Lo sappiamo noi, lo facciamo per noi eventualmente, per il nostro autocompiacimento, per fare i fighi su Facebook, perché ci piace lavorare così, per qualsiasi ragione, ma non c'è una ragione tecnica. Invece le scatoline delle telecamere, come andiamo a installare le telecamere, come andiamo a cablarle, è un qualcosa che rimane a noi e che rimane a tutti. È visibile, è un biglietto da visita del nostro impianto che tutti i clienti, tutti gli amici dei nostri clienti e tutti gli amici degli amici dei nostri clienti vicini di casa vedranno giorno per giorno. L'adozione di scatoline di derivazione specifica per il mondo CCTV è un modo per dare un tocco di classe, oltre che una rifinitura pulita, ai nostri sistemi CCTV. Ciao!